i continui scambi di merci e persone hanno come conseguenza negativa la movimentazione involontaria di numerose specie animali e vegetali che, arrivate incidentalmente in un nuovo ambiente, possono moltiplicarsi e diffondersi, creando a volte forti squilibri per gli ecosistemi. Negli ultimi anni, in Lombardia, sono arrivate e si sono diffuse alcune specie di insetti particolarmente pericolose, come il tarlo asiatico, il cinipide del castagno e la diabrotica del mais. Diabrotica del mais, il cui nome scientifico è Diabrotica virgifera virgifera, è un coleottero originario dell'America centrale, segnalato per la prima volta nella nostra regione nel 2000. Il ciclo biologico dell'insetto dura un anno ed è caratterizzato dagli stadi di uovo, larva, pupa e adulto. La durata dei diversi stadi dipende dall'andamento termico stagionale. Generalmente in Lombardia i coleotteri adulti si possono osservare da giugno ad ottobre. Sono lunghi da 4 a 6 mm, di colore giallo-bruno e presentano striature più o meno evidenti sul dorso. I problemi causati da diabrotica ai campi di mais sono legati principalmente alla presenza delle larve che si sviluppano a spese delle radici. L'entità del danno dipende dal numero di larve, ma influiscono in modo significativo anche le condizioni ambientali, alcune pratiche agronomiche, le qualità dell'ibrido ed eventuali interventi di controllo. Intensi attacchi possono portare le piante di mais ad accasciarsi al suolo nei tipici allettamenti definiti a collo d'oca, con conseguenti perdite di produzione. Per il controllo di questa specie è fondamentale applicare alcune tecniche agronomiche, prima fra tutte l'avvicendamento. Per la sua pericolosità, noi del servizio fitosanitario consideriamo diabrotica del mais tra gli organismi da quarantena, per i quali vengono attivate iniziative di controllo obbligatorio. Nel rispetto delle leggi europee, promuoviamo e coordiniamo il monitoraggio dei campi di mais, aiutandoci con appositi pannelli attrattivi, e forniamo ai produttori le istruzioni tecniche per la gestione aziendale. Se vuoi conoscere meglio questo insetto e la nostra attività, puoi visitare i nostri siti internet o scriverci una mail.